voglio bene, tu mi vai a morire. Più avanti troverete il posto. Ecco, siedi qui. Attento. Era come un canario innamorato, sto cuore che canta mattina e sera. Scelta che gli dico e non vo' sta scetata, e mo non canta manca primavera. Chi voglio bene non mi fa felice, forse sta in cielo destinata scritta. Mai pensa che hanno ditta antica dice, che non se comanno cuore in me sta zitta, e me sta zitta sì. Te voglio bene, e tu mi fai morire. Stupendo, stupendo. Allora, prima di commentare, sono arrivate delle telefonate, ma noi non possiamo prendere tutte le telefonate. Da Borghetto Santo Spirito noi salutiamo Caffè del Borgo, Stefania e Luciano e Silvana che ci seguono tutti i sabato. Scusate, ma mentre vanno in onda i video non possiamo interagire con la telefonata. Al limite riprovate. Allora, Ettore, ma a parte il fatto che ti vedo sempre molto commosso, io però farei una cosa, Ettore, visto che ti vedo con questi occhietti così commossi, ma proviamo a chiedere... Sono raffreddato. Sei raffreddato, ecco. Questo anch'io questa sera. Ma proviamo a chiedere a uno giovane, tipo Daniel, che è dei giorni d'oggi, no? Il nostro oroscopo in diretta. Ma quando tu vedi, appunto, perché qui parliamo di un personaggio degli anni un po' più. Certo. Ok. Ma tu che cosa pensi? Cioè, che cosa ti sembra che vedi appunto il cantante che è anche attore? Beh, appunto... allora, essendo principalmente anche un cantante, quello che... Allora, io vabbè, ho dei gusti musicali comunque un po' diversi da quelli della mia età, quindi conosco abbastanza bene il repertorio di Claudio Villa, anche perché tramite comunque i miei nonni, bello, le mie nonne mi hanno comunque trasmesso, no? Questa... Ecco, ma è questo il bello, Daniel, perché appunto avendo altri gusti, sì, come a me, cioè certo, io ero amante di Lucio Battisti, beh, lo sono certo, ancora, per certo, la carità, sta sempre al primo posto, però oggi... apprezzo e capisco davvero la bravura di Claudio ma Villa. Ma io penso, cioè, che alcuni talenti come Claudio Villa, ma se vogliamo parlare ad esempio della Callas, ok? Ad esempio, sono talenti che non hanno tempo, non hanno senza assolutamente tempo. Tempo, non si può classificare, cioè io non riesco, parlo d'artista in questo caso, non riesco a dare a classificare un cantante di questa portata in un tempo. Certo, ha fatto comunque un percorso che non è dei tempi attuali, certo, però è una vocalità, è un modo, cioè, quindi, che va avanti e andrà sempre avanti, perché è sempre vivo. Secondo me, al di là del gusto, uno ad esempio, c'è chi piace Mina, c'è chi piace certo, più Patti Bravo, però non è che puoi dire che Patti Bravo non è un personaggio, non canta, certo, no, o Mina, non, no? No, al di là del gusto resta il fatto che comunque... Certo. Quindi... Il talento, io credo, il talento è indiscutibile, quando ci si trova di fronte a dei talenti di questo calibro hanno il loro peso giustamente e che la loro risonanza va avanti nel tempo. Per te Marzia, scusa, cacao, meravigliao, quindi una musica prettamente più comunque ritmata, sì, anche se anche lui, cosa... I miei gusti sono questo tipo di musica, sinceramente. Ma oggi o ieri? Sempre, sempre, anche quindi... ieri, anche quando avevo 17 anni. Io devo dire che io sono molto affascinato proprio da lui come personaggio, come uomo, anche perché era anche un uomo molto carino, elegante, non molto, molto alto, fine, ma bel viso, bell'uomo, e poi curato in tutti i sensi, perché
quando vedi filmate, vedi proprio, non c'è un capello fuori posto. Sì, eh sì, questa è una cosa che a me mi affascina vedere proprio come si curava anche, no? Come si curava magari di più come adesso. Considerando che questo è un film ambientato in guerra, quindi in guerra c'è l'elmetto, sì. Ci sono le bustine, poi questo sì. Genere qua, Caldovilla, è sotto un certo profilo, vocalmente dico, sì. Che come attore lascia un po' a desiderare qualche volta, è unico. Non c'è situazione. Beh, naturalmente, Ettore, guarda sì. La nostra telecamera. Sì. Naturalmente tu, Ettore, conoscendolo anche, diciamo, come amico, sì. Quindi hai vissuto con lui, hai mangiato con lui, è una cosa un po' diversa, quindi lo ricordi. In modo diverso. Oltre sì. Come artista, anche come uomo. Io credo che dobbiamo andare in pubblicità o sbaglio? Ma è già volata così la prima parte? Siamo in pubblicità? Ok, dai, mandiamo la pubblicità così i consigli di Taglia Amica, almeno dopo proseguiamo con altri video di Claudio Villa e naturalmente i video poi e i servizi che ha portato il nostro carissimo Giuliano Fournier. A dopo, grazie. Tra cenere e parole, questa vita mia. La Tecnosystem 3 si occupa di progettazione e installazione di impianti antifurto, antitaccheggio, antincendio e videosorveglianza, impianti elettrici, condizionamento e depurazione aria, impianti telefonici e trasmissione dati. Tecnosystem 3. Il vostro comfort è la nostra filosofia. Italia Amica, il rotocalco settimanale di Maristella, vi aspetta ogni sabato. Musica, cronaca, curiosità e tanti ospiti prestigiosi. Eccoci amici nuovamente in studio. Allora, non mi avete chiesto perché sono di nuovo vestita come la terza o la quarta puntata, non erro. E beh, anche questo è stato votato dal pubblico a casa. Hanno detto che questo mi fa leggermente più magra e quindi ho rimesso questa camicia, blusa, chiamatela come volete. È praticamente...